Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questo nuovo episodio passeremo in rassegna una serie di talenti che avrebbero potuto fare grandi cose, nomi sui quali gli esperti di settore giovanile di tutto il mondo erano pronti a giurare a garantire un futuro luminoso nel mondo del calcio. E invece le cose non sono andate come previsto, stavolta passiamo in rassegna un gruppo di illustri talenti sprecati. Marco Macina. Nella storia del calcio italiano, due calciatori sammarinesi hanno giocato in Serie A, lo storico capitano Massimo Bonini alla Juventus e una giovane promessa, Marco Macina. Macina esplose a braccetto con un altro giovane talento del Bologna nel 1981, Roberto Mancini, ma gli osservatori scommettono quasi tutti su Macina, attaccante brevilineo e imprendibile palla al piede. La cosa più curiosa è che lo stesso Mancini avrebbe giurato sul compagno più che su se stesso, raccontò l'attuale CT della Nazionale. Tecnica e personalità sono importanti, ma non sono tutto. Io ho perso un paio di anni dopo l'esordio, pensando che fossero tutto. Di qualità ne avevo, me l'aveva data il buon Dio. Poi ho capito e sono migliorato tanto con il lavoro. Non l'avessi fatto, mi sarei perso, come Macina. Era un classe 64 come me, mio compagno nelle giovanili del Bologna. Era il più forte del mondo tra gli under 15, poteva essere Messi. Non ho mai più visto uno con il suo talento, ma non gli piaceva allenarsi e si è perso per strada. La chance per Macina arrivò al Milan, solo 5 presenze, la disciplina non era il suo forte e i guai fisici in cui incappò ne chiusero la parabola calcistica. Alvise Zago. Il settore giovanile granata è storicamente uno dei più prolifici non solo d'Italia ma del mondo. Nel 1988 Gigi Radice è pronto a lanciare nel Torino un altro gioiello del vivaio gestito con maestria da Sergio Vatta. Si chiama Alvise Zago, ha 19 anni e per molti ha tutto per diventare il centrocampista del futuro, dalla visione di gioco alla capacità di portare palla. La maglia numero 10 lo aspetta, le prime presenze in Serie A sono fulminanti. Il 4 dicembre 1988 segna di testa al Verona la sua prima rete in Serie A. Viene convocato in nazionale under 21, per Zago sembrano pronte già le sirene di mercato, anche se in molti lo vedono in maglia granata ancora per molto tempo. Il destino ci metterà però lo zampino, un terribile scontro con il sampdoriano Victor il 21 febbraio 1989 gli causerà la rottura di entrambi i legamenti, anteriore e posteriore, del ginocchio destro e della capsula articolare. In questi casi si parla di esplosione del ginocchio. Zago non si riprenderà più, riuscendo solo a giocare un paio di stagioni in Serie B, non memorabili, con Pescara e Pisa. Beniamino Vignola. Gianni Brera lo aveva definito il nuovo Abatino, veneto, mingherlino di fisico ma dotato di un sinistro lirico. All'inizio degli anni 80, dopo una buona partenza a Verona, esplode con la maglia dell'Avellino, segna e fa segnare. Commuove il caloroso pubblico biancoverde domenica dopo domenica. La zona del mister Luis Vinicio è per lui un'orchestra intonatissima. In tre stagioni, 88 presenze e 16 marcature, per l'Avellino si materializza in sequenza un decimo, un ottavo e un nono posto. Nel 1983 Beniamino non può fare altro che accettare le lusinghe della Juventus. Nelle prime due annate con la vecchia signora, il furetto cresce con ottima costanza alle spalle del genio assoluto, chiamato Michel Platini. Nel momento in cui la carriera poteva esplodere, paradossalmente, Vignola entra in un limbo senza acuti, dopo essere stato però decisivo in finale di Coppa delle Coppe, in una indimenticabile sfida contro il Porto. Francesco Dell'Anno. Di lui, nella sua esperienza finale a Ravenna, si diceva amasse addirittura giocare con le scarpe slacciate. Cresce nella Lazio, dove avrebbe potuto fare grandi cose. Nel 1984 il ritorno a Roma di Juan Carlos Lorenzo è tragicomico, ma il vecchio lupo di mare argentino, passando in rassegna la squadra al suo arrivo, emette la sentenza. Mancano gli huevos, gli attributi, in quella squadra c'è gente che ha la testa altrove o inadeguata al pallone. Un solo calciatore in prospettiva, un ragazzino di 17 anni che in quella stagione entra e fa impazzire la Cremonese e nell'ultima partita mette a sedere Leroy, Michel Platini, con la sua irriverenza. È Ciccio Dell'Anno che si perderà nella dolce vita in fuoriserie guidate senza neanche avere la patente. Risorgerà parzialmente a Udine, tanto che l'Inter proverà a dargli una seconda chance, solo in piccola parte sfruttata. A Ravenna però si delizieranno a lungo con i suoi numeri, tutti genio e sregolatezza. Lampros Koutos.
Negli anni in cui esplodeva il talento di Francesco Totti, gli appassionati giallorossi della capitale erano soliti acquistare il Corriere dello Sport e leggere una costante nelle cronache della primavera della Roma. I gol di un attaccante greco che ne realizzerà 60 con i giovani, ma neanche uno in prima squadra, dove pure esordirà nel 1996, a 16 anni, sostituendo proprio Francesco Totti. Ma i destini saranno ben diversi. Kotos arriverà a 20 anni e con 15 presenze e 10 reti nell'Under 21 greca, senza chance nella Roma. In Grecia, nell'Olympiakos, riuscirà a riguadagnarsi fiducia in Italia, ma l'Inter lo prenderà senza farlo giocare mai. Mai vista, con certi numeri, tale mancanza di fiducia in un giovane. Alviero Chiorri. Qui c'è da divertirsi. Romano, a 16 anni, se lo prende la Sampdoria, dove incontra un concittadino che ha chiuso la carriera da allenatore proprio alla Samp e bazzica ancora l'ambiente sampdoriano. Di lui dirà: se Chiorri avesse un decimo del cervello di una persona normale, sarebbe stato il più grande di tutti i tempi. Si tratta di Fulvio Bernardini, uno che di solito se ne intendeva. E così fu. A Bologna, Chiorri viene mandato in prestito e forma un trio di belli e ribelli con Mancini e Macina. Costituivamo un trio favoloso. Tecnicamente Macina era il più forte, ma la differenza tra noi la faceva Roberto, più potente, più calciatore, spiegò proprio Chiorri, che una volta si fece cacciare dal campo da Bersellini perché andò a giocare direttamente vestito da spiaggia. Fa caldo, tanto poi negli spogliatoi ci cambiamo. Paolo Mantovani lo definì la sua più grande delusione da presidente. Finì alla Cremonese, dove però riuscì finalmente a trovare un minimo di continuità grazie al rapporto speciale con Domenico Luzzarra. Aveva da poco perso un figlio e mi rivedeva in quel ragazzo. Mi coccolava e mi aiutava. Mi hanno cercato tanti grandi club, ma non me la sono più sentita di lasciarlo. Quando era in giornata era la mezzala sinistra più imprendibile. Ora vive a Cuba e segue solo la Sampdoria, il suo grande e unico amore calcistico. Una volta gli chiesero: c'è una cazzata che rimpiangi in carriera? Tutta la mia carriera è stata una cazzata, rispose. La battuta non l'ha mai persa. Alessandro Bianchi. Un caso particolare quello del ragazzo di Cervia che a 20 anni esplose nel Cesena tanto da meritarsi un posto nell'Inter dei record, l'uomo in più del centrocampo di Trapattoni, campione d'Italia 1988-89. Particolare sia per l'interpretazione unica del ruolo di ala destra, da sempre abbinata al concetto di genio e sregolatezza. Bianchi tiene sempre la posizione, non sbaglia mai la copertura, corre per due. Questo porta alla seconda anomalia. Gioca nell'Inter ma fa impazzire l'allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che se lo porta poi in nazionale, dicendo di lui: eccezionale dinamismo, gran senso tattico, uno così merita sempre di giocare. Insieme iniziano il cammino verso USA 94, poi i problemi muscolari stroncano sul nascere la carriera di Bianchi, che ha reinterpretato in maniera sicuramente meno poetica ma incredibilmente moderna il ruolo d'esterno destro d'attacco. Domenico Morfeo. Sembra strano a dirsi oggi, ma c'è stato un tempo, breve a dire il vero, in cui l'Italia si interrogava: diventerà più forte Totti o più forte Morfeo? Ennesimo infant prodigio del settore giovanile dell'Atalanta, ci punta forte la Fiorentina, che non riesce però a cavargli la dote più importante, la continuità. Quando l'Italia vince l'Europeo Under 21, in squadra ci sono sia Totti sia Del Piero, ma è Morfeo a segnare il rigore della vittoria. A Firenze il carattere non lo aiuta, non lega né con Malesani né con Terim, ancora meno memorabili sono i passaggi a Milano, sponda rosso-nera prima e nera-azzurra poi. A 27 anni, senza essere riuscito a sfondare con Fiorentina, Milan e Inter, finirà praticamente di far parlare di lui. Il santone dei talent scout dell'Atalanta, Mino Favini, proverà a spiegare così tanto talento sprecato. Non so dire perché Morfeo non abbia sfondato, credo che lui pensasse di essere nato bravo e che questo bastasse per emergere. Ci sarebbero molte altre storie da raccontare, ma per oggi ci fermiamo qui. Scrivete nei commenti se ricordate qualche talento sprecato che meriterebbe un approfondimento. Chissà che non ci possa essere una seconda puntata di questo video. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!
Thank you.